Allora, è un Audi. Cosa significa? Qua vedete un bollo parzialmente riparato da rifinire. Vedete qua. Adesso non si è intaccata la vernice, si potrebbe anche tirare su con le ventose. Però, ripeto, questa è un'Audi. Cosa significa? Che sulle Audi, quindi non su Volkswagen, non su Seat, non su Skoda, nelle porte laterali ci sono dei tappini. Qua sono stati tolti, quindi questo tappino qua. Essendoci questi tappini, non si è obbligati a lavorare con le ventose. Anche sui voli solcati si è facilitati. Cosa ho utilizzato? Ho utilizzato questa leva qua. Quindi si entra così. Questa è la leva per tenere fermi i bauli, però può anche essere utilizzata per le porte. Non state a comprare la leva per le porte e quella per i bauli. Con quella per i bauli fate già tutto. Queste informazioni vengono date poi nei corsi in diretta, quindi adesso qui è un'anticipazione di quello che vedrete nei corsi in diretta. Quindi cose più specifiche per la riparazione delle vetture. Quindi diciamo segreti del mestiere, se li vogliamo chiamare così. Adesso inquadriamo il bollo. Allora, comunque sul sito vedete, se vi interessa prenotatevi i corsi, la prenotazione è gratuita e vi comunicherò poi il prezzo e da lì partiranno i corsi. Quindi corsi che fanno vedere le lavorazioni mentre vengono eseguite. Qui inquadrare col cellulare è sempre un problema. Allora, il bollo è qui. Ecco, cerco di tenere fermo il cellulare e nel frattempo di vedere il bollo dov'è e lavorarlo con la leva. Ok. Quindi bollo riparato, è venuto sul bollo. È venuta anche sulla buccia. Molti utilizzano al termine della lavorazione la 3000 per seppiare e lucidare. Fate attenzione perché togliete la buccia. Quindi una lavorazione ottimale deve far rimanere la buccia originale o quantomeno come l'originale il più vicino possibile sulla vettura. Quindi vedete, qui non andiamo con la plastica, andiamo a intaccare la vernice. Qui, se si vuole, si lucida. Io uso la 3M verde per togliere tutti questi segnetti. Iscrivetevi, condividete, ricordatevi che un'iscrizione a voi non costa nulla, per me è importante per far crescere il canale e soprattutto per diffondere questo lavoro, che è un bellissimo lavoro, può dare soddisfazioni, dà tanto tempo libero, il guadagno è una conseguenza, non è la cosa importante. Ci vediamo nei prossimi video.